Radio 3 Scienza. Buongiorno, benvenuti a Radio 3 Scienza da Rossella Panarese, da tutto il gruppo al lavoro, Fiore Liborio, Costanza Confessore, Paolo Conte, Matteo De Giuli. Oggi vi raccontiamo una storia dell'impossibile, una storia che si sviluppa dalla fine del Novecento ad oggi quasi come fosse scritta da un autore di libri di avventure. Lo facciamo con un audio doc, un audio documentario realizzato da Anita Di Giulio, Antonio Murolo ed Elisa Scaringi, studenti e studentesse del Master La Scienza nella Pratica Giornalistica della Sapienza, Università di Roma. Tra i protagonisti di questa storia che viene raccontata nell'audio documentario c'è uno scienziato israeliano che negli anni 80 del secolo scorso viene definito un quasi scienziato e grazie a quel quasi riceve nel 2011 un premio Nobel. E poi c'è uno scienziato italiano, un geologo studioso di minerali che quasi per caso legge una rivista di fisica, si lascia trascinare dalla sua curiosità e organizza una spedizione in un luogo di orsi e zanzare, dimostrando che quell'impossibile è tanto poco impossibile da esistere in natura. Questa è la storia dei quasi cristalli. La storia dei quasi cristalli è una storia affascinante e irresistibile, anche se, come me, sapete poco di cristalli e figurarsi dei quasi cristalli. E quando Anita Di Giulio, Antonio Murolo ed Elisa Scaringi ci hanno presentato questo audio documentario ne siamo rimasti conquistati. Il protagonista di questo audio doc è lo scienziato italiano che prima abbiamo citato come organizzatore artefice di una spedizione in un luogo estremo tra orsi e zanzare. Buongiorno Luca Bindi. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Professore di mineralogia all'Università di Firenze. Luca Bindi, non siamo solo noi a restare affascinati da questa storia. Per esempio, cosa ci faceva a giugno scorso qui a Roma dal Presidente della Repubblica? Sì, ho avuto l'onore di essere stato premiato dall'Accademia dei Lincei con il premio Presidente della Repubblica per le Scienze 2015, quindi è stata una incredibile onorificenza, non credo quanto meritata, non so quanto meritata, ma insomma, sinceramente, visto i nomi che l'hanno preso prima di me, però insomma è stata una soddisfazione immensa, ecco. E quali sono i nomi che l'hanno, alcuni dei nomi che l'hanno presa prima di lei così? Tanto per farsi un esempio, Carlo Rubbia, Habibbo, tanti altri, quindi insomma persone veramente che hanno contribuito alla scienza in maniera fondamentale. Insomma, tra premi Nobel e quasi premi Nobel, perché Nicola Cabibbo, ricordiamolo, insomma, avrebbe strameritato il premio Nobel. Luca Bindi, prima dicevamo che sui quasi cristalli Dan Shechtman, lo scienziato israeliano, ha ricevuto nel 2011 il premio Nobel per la chimica e lo ha ricevuto anche perché lei è andato in Kamchatka, in questa spedizione che citavamo prima, è andato lì a cercare un ago nel pagliaio, possiamo dire così? Sì, direi di sì, che Shechtman Danny lo ha preso il Nobel proprio perché noi lo abbiamo trovato in natura lo stesso materiale, per il semplice fatto che basti pensare, tutto è riportato nella commissione, nel documento dell'assegnazione Nobel da parte della commissione scientifica, quindi non stiamo dicendo niente di non documentabile. Ma ovviamente se Shechtman scopre il primo quasi cristallo sintetico nell'82, il Nobel gli viene dato nel 2011, quindi 30 anni dopo, e soprattutto a 2 anni dalla scoperta nostra in natura, ovviamente un peso dovrebbe avercelo avuto. E infatti il peso è dovuto al fatto che trovarli in natura ha significato dimostrare una volta per tutte che questi materiali sono davvero stabili, hanno un rango esattamente uguale ai cristalli ordinari e per questo possono essere considerati stati stabili della materia, che era proprio il punto dolente per cui il Nobel non era stato mai assegnato. Nell'audio doc appunto c'è soprattutto la storia della sua spedizione, quella andare in Kamchatka a cercare un ago nel pagliaio con colleghi russi e americani e lei. È vero che gli americani parlavano solo di politica? In realtà
È stata estremamente dura da un punto di vista psicologico la spedizione per appunto gli orsi e zanzare, come diceva lei all'inizio, ma anche perché ovviamente erano due comunità distinte, gli americani e i russi, io ne ero nel mezzo, ovviamente dovevo stare con gli americani perché erano gli unici che capivo, però insomma avevano discussioni ovviamente in cui io sinceramente potevo poco dire la mia, ecco. E quindi insomma è stato complicato anche negli unici momenti di relax pochi che c'erano, insomma, ecco. Senta Luca Bindi, questa storia che è una storia di emozioni, di determinazione, sì, di intuizioni, di improbabilità, e anche una storia insomma, se vogliamo, paradigmatica del fare scienza, no? Perché insomma voi scienziati a volte avete successi, a volte sconfitte brucianti e a volte anche delle rivincite, come nel suo caso. Lei studia minerali e questo tipo di minerale era qualcosa di troppo diverso da tutti gli altri. Ci dice che cos'è un quasi cristallo, anche se lo ripeteremo nell'audiodoc varie volte. Ma non è semplicissimo, diciamo, in maniera immediata, però diciamo che se si guarda un cristallo ha la caratteristica di avere gli atomi disposti nella sua struttura interna in maniera periodica, quindi questo è quello che caratterizza uno stato cristallino. Se invece prendiamo uno stato quasi cristallino, sì, gli atomi ci sono e sono disposti in maniera fissa e regolare, ma non sono disposti periodicamente in tutto il materiale, questo che li caratterizza, questa sorta di mancanza di traslazione nelle tre direzioni, che fa sì che questi materiali assumino delle caratteristiche incredibili anche da un punto di vista tecnologico. Ecco, nell'audio doc noi insomma ascolteremo lei, ascolteremo il racconto di questa spedizione, ascolteremo Annibale Mottana che ci spiega appunto perché sono importanti anche nello studio del cosmo, perché la loro origine non è sulla Terra ma è fuori dalla Terra, e ascolteremo perché sono importanti dal punto di vista invece della sua storia personale, no? Di quando lei si avvicina allo studio dei quasi cristalli, ci racconta com'è cominciata, quasi per caso? Sì, sicuramente io mi sono sempre occupato di complessità strutturale nel mondo minerale e quindi sinceramente i quasi cristalli andavano in quella direzione, però è sicuramente vero che io una mattina del luglio del 2007 mi trovai a leggere un articolo sinceramente che non avrei mai pensato di leggere, quasi per caso, attratto dal titolo, dove questi signori americani che poi sono diventati i miei collaboratori appunto farneticavano la possibile esistenza di quasi cristalli in natura basandosi su calcoli complicatissimi, figure statistiche eccetera, e niente, da lì iniziai a contattarli e ne venne fuori l'avventura che poi a questo punto tutti conoscono. Ecco, è un'avventura tra l'altro in cui voi vi dovete, lei e questo gruppo di scienziati che tra l'altro insomma dentro c'è davvero le discipline apparentemente più strane per parlare appunto di minerali, no? Perché c'è un cosmologo, c'è uno studioso di meteoriti, naturalmente i geologi, naturalmente fisici, chi sa usare gli strumenti per il piccolo, per studiare i minerali, ed è una storia tra l'altro che l'ha un po' trasformata in un detective, perché avete dovuto andare a cercare per esempio scienziati russi che si erano persi nella storia pubblica, avete dovuto, come dire, trovare scienziati che erano stati agenti del KGB, del KGB, e per esempio avete dovuto andare a cercare un geologo russo che poi vi ha un po' salvato la vita dal punto di vista scientifico. Chi è Valery? Valery Kryachko, sì. Sì, in realtà è tutto vero, nel senso che è una storia ormai che dura da 8 anni e quindi sinceramente vi assicuro che ne è successe talmente tante in questi 8 anni, uno ci potrebbe scrivere non uno, due libri di intrecci di avventura scientifica nel vero senso della parola. Ovviamente la cosa più, diciamo, di indagine di detective, al di là di andare a ricercare un minerale in un particolare tipo di roccia, che uno può vederlo già come detective, no? Ma in realtà qui abbiamo agito davvero come detective quando abbiamo dovuto tracciare l'origine del campione che era depositato nel Museo di Firenze, e quindi dovevamo sapere chi diavolo l'aveva preso, non solo chi l'aveva donato, ma chi l'aveva preso fisicamente dal terreno. E lì è stata sinceramente dura, ci abbiamo messo 1 anno e mezzo per capire e rintracciare la persona, appunto questo Valery Kryachko. Senta, perché poi in realtà lei legge l'articolo, scopre che c'è un gruppo, diciamo, di bizzarri scienziati che stanno cercando proprio questa struttura, no? Sì. Le viene in mente di andare a vedere se nella collezione del Museo di Storia Naturale c'è qualcosa, no? Che assomigli, e trova questo piccolissimo, no?
esemplare che veniva appunto dalla Russia, dove c'era stata la caduta, si era trovato diciamo dei resti di un meteorite. Quindi a quel punto, come tutti gli scienziati sanno, bisogna verificare che la fonte sia vera, che quella roba lì fosse proprio stata trovata lì, e quindi voi andate a cercare chi l'aveva trovata attraverso mirabolanti avventure, e poi trovate appunto Valéry, e lui aveva un vero e proprio quaderno dove aveva trascritto tutto, e quindi a quel punto... Niente, lui essendo un geologo vecchio stampo, quindi come tutti i geologi di campagna che ci si annota tutto sul taccuino che si tiene fedelmente per tutta la vita, lui ancora aveva questo taccuino, si ricordava perfettamente località geografica di campionamento, quanti campioni aveva preso, che caratteristiche avevano, insomma tutto. E quindi niente, quando ci abbiamo parlato per noi è stato incredibile, perché gli abbiamo mostrato le foto del campione fiorentino e lui ha riconosciuto che era proprio uno di quelli con aspetto simile, di quelli che lui aveva campionato nel 1979, e da lì poi abbiamo iniziato a pensare che forse a questo punto, avendo lui come riferimento, potevamo davvero tornarci in quel posto. E così comincia la vostra spedizione in Kamchatka, in questo luogo estremo della Russia orientale, che adesso verrà raccontato nell'audiodoc di Anita Di Giulio, Antonio Murula ed Elisa Scaringi. Solo ascoltiamo insieme Luca Bindi. Ma chi vi ha finanziato? Ci ha finanziato un anonimo benefattore americano che praticamente facevamo una conferenza alla Rockefeller Foundation a New York nel 2010. E alla fine della conferenza questo signore ci avvicinò e ci disse se avevamo intenzione di tornare nel posto. Noi all'inizio fummo un attimino, io e Paul Steinert, un attimino imbarazzati, ma poi dicemmo che forse in effetti sarebbe stato bello e che sarebbe costato molto, perché ci voleva un bel gruppo di scienziati con noi, eccetera. E lui si offrì di coprire tutte le spese ed è ancora oggi il sostenitore del nostro progetto. Ecco, grazie a questo amico della fisica che ha voluto rimanere anonimo, sono gli amici più preziosi. Allora Luca Bindi, ascoltiamo insieme l'audiodoc di Anita Di Giulio, Antonio Murolo ed Elisa Scaringi del Master Scienza nelle Pratiche Giornalistiche della Sapienza Università di Roma, dal titolo appunto I Quasi Cristalli. Ricordo la prima sera che abbiamo fatto la prima cena a Mosca, diciamo di organizzazione dell'evento, e i giornalisti russi ci chiesero che tipo di chance credete di avere. Io credo di essere stato il più ottimista del gruppo, perché dissi che soltanto secondo me un 5% di chance di ritrovare qualcosa ci sarebbero state, ma gli americani 0,3, 0,5, 0,001, pensate, andavamo veramente a cercare un ago in un pagliaio. Invece le abbiamo trovate, abbiamo trovato 10 nuovi grani setacciando una tonnellata e mezzo di argilla. Abbiamo lavorato 24 ore su 24 per 10 giorni setacciando questo. Ovviamente lì non è mai notte, quindi facevamo i turni e lavoravamo di continuo. Stiamo raccontando la storia della ricerca di un minerale che non sarebbe dovuto esistere, perlomeno sulla Terra. È la storia di Luca Bindi, professore associato di mineralogia all'Università di Firenze, che nel 2011 è partito per la Kamchatka, nell'est della Russia, assieme ad altri scienziati russi e americani. La spedizione ha affrontato mille difficoltà e lo scetticismo di tutti. La spedizione scientifica nell'estremo nord-est della Russia è stata avvenuta nell'estate 2011, è stata molto complessa sia da un punto di vista organizzativo, sia psicologico, sia tutto, perché io credevo che fosse una zona remota, ma non avrei mai pensato fosse in quel modo. Luca Bindi sta cercando un quasi cristallo, una particolare forma di solido nella quale gli atomi sono disposti in una struttura non periodica, come avviene invece nei normali cristalli. Non si tratta di un pezzo di roccia grande quanto un pugno, ma di minerali molto piccoli, dell'ordine di millimetri e anche meno. Come fare a trovare il punto esatto dove cercare? La fortuna ha aiutato gli scienziati.
ma noi abbiamo avuto la fortuna di trovare la persona che fisicamente aveva trovato i campioni russi nell'85. Non solo l'abbiamo trovato, ma questo si ricordava tutto. Coordinate geografiche, è un geologo di quelli con il libretto di campagna super aggiornato. Si ricordava coordinate, si ricordava i posti, di come arrivarci, chi organizzare, a chi chiedere di farci portare attraverso la tundra. Quindi grazie a lui abbiamo organizzato la spedizione, eravamo 15 persone e un contingente russo, perché è importantissimo se no non entri in certi posti, anche per avere permessi dall'Accademia delle Scienze, è una zona militare, il contingente americano con specialisti di meteoriti, specialisti di impatti e il sottoscritto, e siamo partiti 8 giorni per arrivare sul posto, 4 giorni di aereo e 4 giorni di tundra fino ad arrivare poi a questo fiumiciattolo dove tutto. E abbiamo trovato le taniche di benzina usate nel 79 dai russi quando andarono per la prima volta a prendere i primi campioni. Nessuno c'era più stato. Sinceramente è dura, perché senza mai parlare con nessuno, senza mai poter fare una passeggiata più lunga di 30 metri perché sennò dovevi avere le guardie armate con te perché per la paura degli orsi, insomma è pesante, 40 giorni sono lunghi, anche se 16 furono di viaggio, insomma. Vivere anche solo pochi giorni in quelle condizioni non è facile per nessuno. Ero l'unico italiano e quindi c'era un contingente americano, un contingente russo che, devo dire la verità, la sera stava abbastanza separato e io mi trovavo ovviamente un po' nel mezzo a stare con gli americani perché era l'unica lingua che comprendevo, ma loro magari parlavano di politica, quindi ovviamente ero un po' messo da parte. Quindi la sera, quando ci riposavamo un attimo, era abbastanza desolante. Tutto questo sommato a delle condizioni spaventose, perché ovviamente non tanto gli orsi, di cui trovavamo le orme praticamente fuori dalla tenda la mattina, quanto per la quantità di zanzare inaudito. Siccome sono gli unici 20 giorni di disgelo di tutto l'anno, si scatena l'inferno nel vero senso della parola, con una quantità di zanzare che, anche se eri coperto con questi peli da apicoltore, ovviamente quando mangiavi li dovevi aprire, quindi non ti dico la faccia e le mani in che condizioni, nonostante ci fossero queste creme che possono vendere solo in Russia perché hanno dei contenuti altissimi, non so che cosa, ma non c'era verso, nemmeno da guanti, le mani massacrate. Avevamo a disposizione con il satellitare che usavamo solo per emergenze, solo una telefonata a testa. E quello è, io tra l'altro la mia l'ho anche bruciata, perché quando toccò a me telefonai a casa mia moglie e aveva il telefono scarico, quindi fui risposto con Telecom Italia Mobile e quindi ovviamente l'unica telefonata che mi spettava fu bruciata in quel senso. Perché è importante la scoperta dei quasi cristalli naturali? Lo abbiamo chiesto ad Annibale Mottana, professore di georisorse e mineralogia applicata all'Università Roma III. La scoperta fatta da Bindi e dai suoi collaboratori stranieri del primo di questi quasi cristalli naturali ha un doppio significato. Prima cosa, non sono terrestri. Si sono formati in uno spazio in cui ossigeno assolutamente non esisteva, tant'è vero che tutti questi, adesso sono due i quasi cristalli di nuova determinazione, assolutamente si sono formati in uno spazio in cui non esisteva ossigeno e quindi c'è la possibilità di contenere alluminio, che sulla Terra è sempre inevitabilmente come elemento circondato da atomi di ossigeno. Secondo luogo, hanno un'età superiore a quella della Terra, quindi è molto probabile che si siano formati negli spazi interstellari. Rimane un grosso problema. Di che età? Noi conosciamo l'età minima che possono avere,
cioè a dire 4 miliardi e 560 milioni di anni, ma non conosciamo l'età massima, che potrebbe essere superiore all'età del Sole. Noi potremmo dire di avere sulla Terra, tramite questo fortunatissimo ritrovamento di quell'unica meteorite che Billy è andato a scovarsi nella penisola di Kamchatka, potremmo avere la fortuna di avere qualche cosa che si è formato prima del sistema solare. E questo, per la geologia, che studia la Terra, non ha molta importanza, ma per la conoscenza generale dell'universo, proprio direi di sì. Tutta la materia solida che noi conosciamo è fatta di atomi distribuiti secondo certe regole. Un certo raggruppamento di atomi si ripete in maniera periodica nelle tre direzioni dello spazio. Questo è ciò che caratterizza lo stato cristallino, quello che noi chiamiamo cristallino. In realtà i quasi cristalli sono sempre oggetti in cui gli atomi sono disposti in maniera fissa e regolare, ma non sono periodici in tutte e tre le direzioni. È questo che li fa diventare quasi cristalli, quasi periodici. Che vuol dire? Che possono presentare, grazie a questa caratteristica, delle simmetrie che sono vietate per i cristalli ordinari. Sono considerati impossibili. L'articolo pubblicato su Science sulla scoperta del primo quasi cristallo naturale suscita un vespaio e influisce sull'assegnazione del premio Nobel a Shetman. Nel 2009 troviamo, appunto, pubblichiamo su Science il primo quasi cristallo naturale. Ovviamente la notizia è stravolgente, specialmente per la comunità fisico-chimica. La discussione su questo tipo di materiale è che la comunità li considera metastabili, cioè della roba che non ha degno, non ha rango, perché non è stabile, non è nel suo campo di stabilità, la pressione e temperatura ambiente. Questo fa sì che il Nobel a Shekman, che è stato candidato per almeno 15 anni, non venga mai dato, perché queste materie, cioè, come si può dare un premio Nobel a qualcuno che ha scoperto della roba metastabile? Trovarli in natura fa sì che le cose cambino, perché implica che, altro che metastabili, siano stabilissimi, perché non sono più stabili di 30 anni, sono stabili di milioni di anni, anzi abbiamo dimostrato nel 2012 di miliardi di anni. E quindi ovviamente questo fa salire il rango dei quasi cristalli allo status dei cristalli ordinari, e quindi si ha l'assegnazione del Nobel. Dan Shetman ha preso il premio Nobel per la chimica nel 2011 per la scoperta dei quasi cristalli, ma quella di Shetman è stata una vicenda travagliata e persino Linus Pauling, premio Nobel per la chimica nel 1954 e Nobel per la pace nel 1962, era scettico su quella scoperta. Che cosa è successo? L'esperimento in realtà è aprile 1982 di Dan Shechtman. In realtà lui pubblica soltanto i suoi risultati nel novembre del 1984, perché in quei due anni succede un po' di tutto. Quando fa questa scoperta va immediatamente a correre dal suo supervisore facendogli vedere: guarda cosa ho trovato di impossibile. E purtroppo la reazione che si sente avere è piuttosto demotivante, perché vattene via, questo non è niente di nuovo, anzi forse sono soltanto un modo di crescere dei cristalli che, mettendosi insieme, simula una simmetria impossibile. Servono due anni, l'aiuto di tanti fisici della comunità che non compaiono nell'articolo di Shekman, che aiutano a chiarire che non è un errore di crescita, ma che è la simmetria reale di quel materiale. Se non che si mette contro anche Linus Pauling, doppio premio Nobel, quindi considerato l'eminenza assoluta degli Stati Uniti, che nella sua conferenza di apertura al California Institute of Technology nell'85, dice la famosa frase: non esistono quasi cristalli, ma esistono solo quasi scienziati, che ovviamente reputa la fine della carriera di Shekman, che torna con la coda tra le gambe in Israele. Ha avuto la fortuna di avere una grandissima comunità cristallografica e l'ha sempre spalleggiato. I risultati poi sono venuti da altri laboratori e quindi ovviamente alla fine il Nobel. I quasi cristalli hanno una grande utilità pratica e si trovano in oggetti che utilizziamo comunemente tutti i giorni. A 7 anni dalla scoperta,
si era già capito che presentassero delle caratteristiche molto particolari. Per esempio, il rame, che tutti noi conosciamo come un elemento estremamente malleabile, lo usiamo nei fili elettrici, quindi estremamente lavorabile, quando viene messo in lega a formare un quasi cristallo, dà delle caratteristiche particolarissime, aumenta la rigidità del materiale, dando luogo a una superficie, a una scivolosità della superficie, che fa sì che questi materiali possano essere utilizzati in sostituzione del teflon, per esempio in pellicole antiaderenti, oppure nelle lamette da barba alla parte che taglia. Quindi noi comunemente abbiamo a che fare con questi materiali, ovviamente senza saperlo. Mi piace sempre dire che questa storia ha tantissimi livelli di impossibilità. Ecco, uno fra questi è questo, proprio perché una mattina del luglio del 2007 io stavo leggendo un articolo pubblicato su una rivista complicatissima di fisica, quindi visto il mio background di fisica è stato proprio impossibile che riuscissi a leggere quell'articolo. Ma fu incuriosito perché mi sono sempre interessato di complessità dei minerali e quell'articolo parlava proprio di quello. Questi autori si proponevano di trovare quasi cristalli in natura e c'erano dei candidati in questo lavoro promettenti ad essere dei quasi cristalli. Io quando vidi che alcuni minerali potevano presentare una simmetria proibita rimasi colpitissimo e siccome allora lavoravo presso il Museo di Storia Naturale, avevo accesso a tutte le collezioni, andai a verificare subito se quei minerali potessero essere davvero dei quasi cristalli. Una volta verificato che invece non lo erano, iniziai a pensare un modo alternativo di procedere nella ricerca e il metodo alternativo diciamo fu di successo perché l'abbiamo trovato davvero. Ringraziamo Luca Bindi e Annibale Mottana, audiodocchi quasi cristalli di Anita Di Giulio, Elisa Scaringi e Antonio Muroni, Master SGP. Luca Bindi, questa è, abbiamo ascoltato la storia di questa spedizione, insomma, difficile, complicata. Abbiamo ascoltato Annibale Mottana che ci ha spiegato l'origine extraterrestre di questi minerali, di quanto quindi siano importanti anche per i cosmologi e per gli studiosi di meteorite. Abbiamo ascoltato perché sono importanti, ma la storia dei quasi cristalli che ha ricevuto, abbiamo detto diverse volte, il premio Nobel nel 2011, lo scienziato israeliano Shekman per la chimica, però la storia non è ancora finita qui, quella dei quasi cristalli. Come continua? Assolutamente non è finita, tanto per dirne una, a marzo di quest'anno abbiamo pubblicato la scoperta del secondo quasi cristallo naturale, proveniente sempre dalla stessa meteorite che abbiamo ritrovato in Siberia, e questo è il secondo, ma è il primo che presenta una simmetria di nuovo ancora vietata, diversa rispetto al primo, perché questa è una simmetria decagonale, mentre il primo aveva una simmetria pentagonale. Quindi questo secondo ha una composizione diversa che potrà fare considerazioni non soltanto cosmochimiche, quindi riguardo alla genesi del Sistema Solare, ma anche ovviamente per esempio diciamo implicazioni planetologiche per esempio cosa succede nell'interno dei pianeti. Quindi lei continuerà ad occuparsi di quasi cristalli? Sì, sicuramente il progetto è vivo, nonostante siano passati 8 anni, è vivo, è estremamente attivo e gli scienziati nel nostro team guidato ci crede di mettercela sempre tutta, perché anche se affronteranno momenti veramente difficili, perché come nella vita ci sono gli alti e bassi anche nella scienza, ma credo che ne valga la pena, perché le soddisfazioni che se ne possono trarre sono veramente incredibili, anche da un punto di vista emotivo, nel vero senso della parola. E allora Luca Bindi, io le faccio tanti auguri di buon lavoro, di buona continuazione di lavoro sui quasi cristalli, la storia che abbiamo raccontato oggi in questa giornata agostana, e ricordo anche che Luca Bindi è un geologo, studia minerali, è un professore di mineralogia all'Università di Firenze. Noi chiudiamo qui con Radio Trescenza, naturalmente il microfono passa al consueto appuntamento con il concerto del mattino. Buon ascolto di Radio 3, Rossella Panarese vi ringrazia e vi saluta.